Allora, quello che intendevo fare stasera era un po' cominciare a spiegarvi cos'è l'ecosistema Amazon, perché posso parlare proprio di ecosistema. Nel senso che, come vi stavo raccontando prima, Amazon è sempre stato uno dei leader mondiali di retail consumer in tutto il mondo. Ovviamente quindi avevano sempre avuto grossissimi problemi e grossissime questioni relativamente alla gestione dei sistemi. E provate solo a immaginare nel 98, quando ho fatto il primo acquisto in Amazon, già allora era un gigante, almeno americano, e già gestivano le transazioni normalmente. Quindi pensate, man mano che il sistema diventa sempre più grosso, più grande, hanno dovuto organizzarsi in maniera estremamente importante. Allora, qui si passa poi dalla storia alla leggenda, perché ovviamente la leggenda dice che abbiano fatto il calcolo economico di quanto gli costava gestire, affittare un data center, una serie di data center, e hanno detto: ma potremmo farcelo noi seguendo le nostre specifiche. Ovviamente loro è tutto clusterizzato, quindi hanno sistemi estremamente estesi globalmente, geograficamente, già al tempo. E la leggenda dice che abbiano deciso di creare un ecosistema interno in cui far girare tutte le applicazioni, utilizzandole tutti come web service. Da qui il nome, Amazon Web Service. Ovviamente bisogna tornare un po' indietro perché adesso web service non dice più niente, però se torniamo indietro di qualche annetto, 2001-2002, si cominciava a parlare dei primi web service che c'erano. Quindi il nome è legato all'epoca storica in cui si è creata questa divisione Amazon. Bisogna anche dire che fino a 2 anni fa Amazon non era in Amazon. Cosa vuol dire? Che il negozio o il gruppo dei negozi non era all'interno, cioè non utilizzava pienamente le tecnologie AWS Amazon, quindi i servizi che loro offrivano all'esterno. Da un anno, circa un anno e mezzo, sono passati completamente, hanno trasferito tutto quanto. Anche qui potrei andare avanti mezz'ora a raccontarvi tutta la storia, ma è inutile che andiamo a perdere tempo in questi dettagli. Diciamo che dal 2004 più o meno Amazon, questa divisione di Amazon che è AWS o AWS, ha cominciato a fornire servizi. E i primi servizi forniti sono ancora attuali e il primo servizio si chiamava Simple Queue Service, che era un sistema di gestione code di attività. Semplicissimo. C'è ancora adesso implementato. Da lì in poi diciamo che la parte interessante e bella della storia è che avendo all'inizio strutturato un sistema a web service, quindi a chiamate di servizi esistenti, sono riusciti poi a gestire questo sistema e ampliarlo in tanti altri diciamo in tante altre servizi. Ecco, parliamo di servizi, perché Amazon chiama tutti i loro sistemi si chiamano servizi. Attualmente Amazon dispone di circa 169 servizi circa, aspetta che 165 servizi ad oggi. Cosa vuol dire? Che all'interno di Amazon, di AWS, esistono tutta una serie di servizi che possono essere inglobati tra di loro, gestiti tra di loro oppure singolarmente. Il sistema più semplice e più comune con cui si utilizza Amazon è l'utilizzo delle istanze, che nient'altro sono che delle macchine virtuali, dove si può utilizzarle come se fosse un normalissimo sito di hosting in cui tu gestisci la macchina, eccetera, e vai a crearti i tuoi siti, i tuoi domini e quello che vuoi. Quindi, diciamo, l'approccio da cui tante volte si comincia a ragionare con l'AWS è proprio quello del hosting WordPress. A livello mondiale è proprio il target.
Qual è la grossa differenza? Faccio anche un saltino. La prima parte l'abbiamo fatta. Cos'è la grossa differenza? Che vedremo dopo, più avanti, qual è la differenza tra un sistema normale e un sistema organizzato in AWS. Ripeto, di principio, nell'utilizzo pratico di sistemi e di servizi standard, è come una ISP standard, normalissimo, come può essere OVH, come può essere Aruba, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la differenza? La differenza è che in AWS la macchina che state utilizzando, che utilizzate, è un'istanza virtuale. Un'istanza virtuale, quindi un pezzo di componenti distribuiti all'interno di un grandissimo data center gestito da Amazon. Tecniche di virtualizzazione, come può essere VMware, è esattamente la stessa identica cosa, ovviamente in proporzioni completamente diverse. Cosa garantisce questo? Garantisce il fatto che una delle caratteristiche principali dei servizi di Amazon è l'elasticità. Elasticità cosa vuol dire? Che se, ad esempio, l'istanza che il server virtuale che tiri su per metterti il tuo sito di WordPress ha 8 giga di RAM, tu nel momento in cui ne hai necessità puoi semplicemente cambiare il tipo di macchina e passare a 16 giga istantaneamente. La fatturazione del nuovo tipo parte nel momento in cui effettui la variazione. Ma è talmente elastico che puoi fare cose che normalmente facendole su sistemi hardware sono quasi impossibili. Non dico impossibili, ma molto molto difficili da sviluppare. Per fare un esempio, creare una VPC tra i propri contenuti che ci sono in AWS e la propria azienda è una cosa estremamente semplice. Per farla realmente con apparati fisici, non è così semplice, non è così semplice perché sono tantissime cose da considerare, a parte l'acquisto materiale dei firewall, ad esempio, per effettuare la connessione VPN, ma soprattutto il tempo di latenza che c'è nel momento in cui hai deciso che vuoi fare un'attività, una cosa, e nel momento in cui riesci a farla. Magari dopo vi racconto un'altra storiellina molto semplice, che però vi spiega molto bene qual è perché è così potente questo sistema in cloud. Purtroppo il termine cloud è ormai iperutilizzato e ipersfruttato, anche Aruba stessa vende soluzioni cloud, ma non sono certe le soluzioni che utilizza AWS. E andremo poi a capire esattamente come scegliere e soprattutto il tipo di attività che bisogna fare per iniziare a utilizzare i sistemi. Allora, molto molto semplicemente, come si fa a utilizzare Amazon per la prima volta? Semplicissimo, basta un login e una carta di credito. Basta, non serve altro. Un'email, scusate, una carta di credito. Per chi entra all'inizio, per chi comincia a utilizzare i servizi, ci sono dei free trial, cioè delle possibilità di avere determinati servizi gratuitamente per un determinato durata di tempo. Per farvi un esempio, i volumi sotto i 30 giga, il primo volume al di sotto, cioè fino a 30 giga, è gratuito per un anno, mi pare, o 6 mesi, un anno, non importa. Esatto. Allora, quali sono i sistemi? Perché viene utilizzato AWS? Bravissimo, proprio nel testing de development. Perché puoi fare 100.000 test pagandoli una macchina normale con 8 giga di RAM ti costa, facciamo, 60 centesimi all'ora. Devi fare una prova importante e hai bisogno di hardware, hai bisogno di 64 giga di RAM, 198 giga di RAM, quanto cavolo vuoi? Fai il deploy dell'applicativo, lo testi, chiudi e analizzi i risultati.
Questo è uno dei metodi più utilizzati, perché appunto ti permette di avere un sistema talmente elastico che si espande a tua richiesta. Ma ancora più bello è che i sistemi possono espandersi anche automaticamente, da soli. Perché è molto semplice, se io con un sistema di monitoraggio, che esiste ovviamente in AWS, vado a dire guarda che al massimo il carico del mio web server deve essere 80% della CPU, quando il sistema rileva che sta superando l'80% della CPU, fa qualcosa. Fa qualcosa vuol dire è un cluster, tiro su un'altra macchina, è un database, tiro su un clone, un read-only, eccetera, eccetera, eccetera. In autonomia. Ovviamente deve essere analizzata e studiata la cosa. Va bene, andiamo un attimo un po' più concreti. Cosa rappresenta questo schema qua? Questo qua rappresenta alla data circa 4 mesi quali sono tutti i punti d'accesso che Amazon ha, cioè tutti i data center, diciamo in questo senso. E vengono chiamate regioni. Ad esempio, noi, vedete, ci sono una serie di pallini con il 3 e un pallino verde. Allora, quei pallini lì sono esattamente Irlanda, il primo in alto, è stato il primo nodo europeo di Amazon. Poi c'è Francoforte, poi c'è Londra, poi c'è Parigi e l'anno prossimo arriverà anche Milano. Perché ci interessa questo a noi? Ci interessa, ad esempio, se dobbiamo fare un sistema che deve essere compliant con determinate specifiche, GDPR o ISO 27001, per cui i dati non devono uscire dall'Unione Europea, attualmente adesso abbiamo quattro nodi su cui caricare il nostro lavoro. All'inizissimo, io ho cominciato nel 2009 a lavorare con Amazon, c'era un nodo solo in Europa e quindi non si poteva fare la ridondanza sui sistemi, ad esempio. Quando subito dopo è arrivato il nodo di Francoforte, si poteva cominciare a ragionare rimanendo all'interno dell'Unione Europea, in modo tale che i dati rimanessero sempre in Unione Europea, però fossero gestiti con un sistema di bilanciamento, disaster recovery, business continuity, bla bla bla, bla 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 e tutto quello che volete. Va bene. I nodi sono in espansione, nel senso che quelli che vedete col pallino verde sono i nodi. Ciao Carlo. Madonna. I nodi verdi sono i nodi che stanno per aprire. Adesso vi spiego un'altra cosa che sono i numeri che sono scritti sui pallini. Vedete che praticamente dappertutto è 3, in America c'è un 6 addirittura, in Cina c'è un 1. Questi qua rappresentano l'altra cosa molto importante di Amazon, che oltre alle regioni consta di zone di disponibilità, available zone. Praticamente cosa succede? Facciamo finta di essere io e i miei dati in Irlanda, esattamente a Dublino, ho il mio applicativo. Non esiste un nodo principale, ma all'interno di Dublino esistono tre nodi separati, tre capannoni, di cui non si sa dove siano esattamente, perché secondo le normative di sicurezza non possono rilevarlo. Separati, adesso non mi ricordo, dovrebbero essere 30 km circa l'uno dall'altro, perché ci sono anche delle normative per quel che riguarda il rispetto delle distanze, della sicurezza nei casi di disaster recovery a livello globale, eccetera. Questi tre nodi sono collegati tra di loro, come vedete, una connessione fibra che ce la possiamo sognare tutti quanti, perché è una connessione primaria dedicata, sarà a, non so, 80 giga, non ho idea di quanto grande possa essere. E se torniamo indietro, vediamo che ogni zona, a parte la Cina, di cui andremo a fare un discorso magari più tardi, almeno ha tre zone. Tre zone è requisito minimo per garantire l'affidabilità totale, quindi con la possibilità di avere zone in cui caricare i dati in maniera diversa. Ma perché è così importante?
Perché dal punto di vista della sicurezza applicativa, se per caso, questo ragionamento che non hanno fatto solo loro, ma viene fatto normalmente in certo tipo di aziende, se per caso esplode una, non lo so cosa, uno tsunami, butta giù tutto, è molto difficile che tutte e tre le zone siano impegnate, perché ovviamente le zone sono studiate dove essere posizionate, sono studiate. È tutto calcolato, è un sistema di sicurezza. Ma il bello è che queste tre zone di disponibilità, in cui ad esempio io posso mettere, nella zona 1 posso mettere un web service, nella zona 2 posso mettere un database, oppure posso dire metto nella zona 1 un web service, nella zona 2 e nella zona 3 metto due database resilienti tra di loro, in replica tra di loro, se muore uno c'ho l'altro già pronto col web service. Ok? Ovviamente se muore web service muore tutto e questo è uno dei problemi. Però a livello blocchi di memoria, i dati vengono clonati in tutte e tre le zone di disponibilità. Questo cosa vuol dire? Che potenzialmente se cade una bomba atomica sul nodo 1 e io avevo tutti i dati sul nodo 1, il nodo 2 e il nodo 3 dovrebbero essere in grado di ricostruire tutti quanti i miei dati. Mi è successo nel 2011 questo, è stato successo un casino a Dublino, dopo 2 giorni e un'apoteosi di parolacce siamo riusciti a ricostruire tutto quanto, a rimettere in piedi il sistema. Quindi è una cosa molto importante e in alcune zone, come ad esempio qua non si legge, però è l'est, qua sono segnate 5 invece sono 6, vedete che ci sono alcune regioni che hanno fino a 5, in questo caso qua, aree di disponibilità, e si arriva a quella dove ce n'è una sola o ce ne sono due. Diciamo che bastano due zone di disponibilità per garantire l'alta affidabilità, soprattutto se in stessa zona. Sicuramente entro breve porteranno tutte quante almeno a 3 zone. Perché riguarda alcune zone particolari, tipo la Cina ad esempio, per poter accedere bisogna avere una ditta cinese. Ad esempio, io avevo un cliente che aveva una filiale in Cina, voleva un sistema, aveva tutto quanto il sistema AWS gestito, in Irlanda, voleva una replica, in Cina, non si può fare. Non si può fare perché lì c'è tutto un casino dal punto di vista legislativo, traffico dei dati, eccetera, non si poteva fare. Però in linea di principio è questo un po' come è organizzata, AWS, quindi un sistema estremamente resiliente. Allora, adesso vado un po' più su pesante per un paio di slide, ma niente di che, dopo possiamo andarne quanto ne vogliamo sopra. Allora, praticamente, cosa compone AWS? Nel senso che una volta che io mi sono iscritto ad Amazon con la mia carta di credito, perché serve come garanzia, e la mia email, cosa devo fare per creare un sito, proprio volgarmente detto, un sito? Allora, ci sono tanti sistemi di autocomposizione, sistemi che ti aiutano per farlo, però è molto semplice l'operazione. L'operazione è questa: bisogna creare l'istanza, creare l'istanza virtuale e dopo fare in modo tale che tutto quello che sta intorno permetta la comunicazione. Mi spiego meglio. Associato all'istanza c'è un firewall che bisogna configurare, si chiama Security Group, gruppo di sicurezza, in cui tu vai banalmente, stupidamente, ad aprire tutte le regole che vuoi. Ad esempio, porta 80 aperta al mondo, porta 22 aperta solo dal mio IP. Ecco, questo è un classico delle regole. Questo firewall è una cosa un po' particolare perché, essendo un'entità, diciamo, le stesse identiche regole, la stessa regola, posso applicarlo a tantissime altre entità. Cosa vuol dire? Che se ad esempio ho due siti web,
su due server separati e la porto 80 e la 443 sono aperti al mondo e devo collegarmi in SSH a entrambe le macchine, io posso associare lo stesso gruppo di sicurezza. Cioè, dirgli: guardate che voi appartenete allo stesso gruppo a cui io posso collegarmi. Oppure posso fare un gruppo specifico per ogni istanza, per ogni oggetto che vado a utilizzare. Oppure combinarli tra di loro. E qua parte il casino inverosimile. Perché dopo queste cose qua bisogna gestirle correttamente. Però è molto semplice. Associato al gruppo di sicurezza, se si vuole un'IP permanente, un'IP a cui associare poi il DNS, si può richiedere quello che si chiama un IP elastico, che è un Elastic IP, che nient'altro è che un IP raggiungibile dall'esterno, che viene assegnato alla tot macchina, al tot servizio, e finché non lo disdici ti rimane quell'IP in pratica, anche se spegni la macchina, riaccendi, poi quell'IP puoi spostarlo ad un'altra macchina. Su Su Amazon, Amazon o sempre dalla su tua Amazon, macchina? sempre su Amazon. Io parlo sempre in riferimento ad Amazon. Quindi il server viene, esiste il server, il traffico è garantito dal gruppo di sicurezza, ho acceso la macchina. Cos'altro mi manca? Niente, abbiamo il web server funzionante. Web server standard. Mi sono indicato che quando ho detto apriamo l'istanza, ho detto anche, cioè, non ho detto, bisogna scegliere il tipo di istanza, il tipo di macchina. Il tipo di macchina che parte dalle istanze nano, che hanno un processore equiparabile più o meno a un Celeron di un certo livello, con 1 giga di RAM, e si arriva alle ipermacchine con 200 giga di RAM, 40 processori, eccetera. Qua è molto interessante perché non so se lavorate nell'ambito, ad esempio, Oracle. Le licenze di Oracle si pagano spesso al processore. Quindi Amazon ti aiuta a gestire anche questo. Tante volte consiglia molto di più di avere molta più RAM e meno processori, proprio per evitare problemi grossi di licenza. Dimmi pure. Volevo chiedere, ma tutto questo bagaglio di servizi a disposizione sono orientati per le aziende, cioè per chi deve farlo per lavoro, oppure sono anche, che ne so, per un privato che vuole avere una macchina virtuale Allora, guarda, molto per semplicemente. metterci le proprie robe. Sì. Molto semplicemente. I requisiti sono carta di credito e email, basta, non c'è nessun altro requisito. Se vuoi farti, puoi fare quello che vuoi, perché Sì, no, i ma servizi li paghi all'utilizzo. anche in termini di costo, no? Cioè rispetto a quanto costa, per esempio, cioè, siccome io per esempio ho un dominio sotto cost, Scusami? che neanche lo uso, però vabbè, lo tengo, e solamente tenerlo mi costa 12 euro l'anno. No, quello è solo DNS però. Cioè, Cioè solo solo per per il il dominio, dominio, non non per per lo lo spazio spazio disco, disco, eccetera. eccetera. Qua No, no, non sto spazio disco parlando. 20 giga, tutto compreso. Ah, ok, allora un multihosting. 20 giga, però non è una macchina virtuale, cioè certe cose non si possono fare. Per Esempio? esempio non c'è un accesso SSH, non c'è un accesso Vabbè, ma Ethernet. quello dipende dal contratto che hai con il tuo Sì, hoster. infatti, se io con lo stesso host volessi un server virtuale, cioè come se avessi fisicamente un computer dove io ci entro in SSH e ci faccio quello che mi pare, allora gli devo dargli tutto al mese. Certo, un tot all'ora, perché si valuta sempre l'ora di utilizzo in Amazon. Si fattura a ora di utilizzo, in alcuni casi anche al secondo, però non in questi casi. Se io, allora, attenzione, io in questo momento qui ho un server in Amazon, perché devo pagarli? Non è usato. Perché devo pagarli? Cosa mi danno? Capacità computazionale. Se il mio server è acceso e io ho stabilito di avere quattro processori, quei quattro processori ci sono. Se la mia macchina è spenta, quei quattro processori lì li utilizza qualcun altro? È questo il sistema. Quindi, se non voglio spendere,
spengo la macchina di notte. Infatti, per questo parlavamo prima del sistema di test, perché il development comincia alle 8 di mattina e finisce alle 9 di sera. Ma tutto il resto del tempo le macchine possono essere spente, anche perché di solito nel development del genere lasciare macchine accese con codici in lavorazione è un suicidio. La cosa che invece pago sempre, anche se la macchina è spenta, è lo storage. Lo storage è un blocco di dati a me assegnato. E quello lo pago tutto, anche se dentro, se ho riservato 10 giga di spazio, ci metto dentro un bit, pago 10 giga. Chiaro, questo è. E poi pago per il traffico. Oltre una certa soglia si comincia a pagare per il traffico, in ingresso e in uscita. Adesso non mi ricordo se in uscita doveva essere gratuito tutto il traffico. Ma si parla di gigabyte di traffico, insomma, non è una cosa bassa. Per la motore è una cosa fantastica perché si tira sulla macchina quando vuole, si fa, come dicevo prima, il serverino con WordPress, ci mette veramente zero a farlo. Anzi, ci sono già le macchine pronte, sono già le immagini pronte per essere avviate già con WordPress già configurato, già pronto. E questo per un miliardo di altri servizi. Io ad esempio, sono entrato pazzo anni fa perché avevo un'azienda che non accettava lo standard, cos'era, non mi ricordo più, nella VPN, e ho dovuto tirare su un'istanza virtuale con checkpoint client installato per potermi collegare all'azienda. Non ho installato io il software, ho semplicemente scelto tra l'elenco delle MI, si chiamano, che sono lo snapshot oppure il clone o l'immagine, diciamo, del server, basta avviarla e pronto, per te. Configuri, tacca, hai già il firewall pronto, per dire. Ovviamente questi sistemi qua hanno un costo orario superiore. Se vuoi la macchinetta già bella pronta, configurata, anziché pagarla un dollaro all'ora, la paghi 2 dollari all'ora, per dire. Ma sul discorso economico ne parleremo più avanti. Va bene, allora adesso vi spiego molto semplicemente, è un po' un mattone, spero che riusciate a seguirmi. Un po' vi ho spiegato come far partire la macchina, no? Facciamo partire la macchina e andiamo ad analizzare schematicamente effettivamente cosa è successo. Cioè, una struttura di dove cavolo è la mia macchina, come fa a uscire, come fa a entrare. Eccola qua. Questa si chiama Virtual Private Cloud, VPC. Praticamente, quando io vado a crearmi la macchinetta di cui vi raccontavo prima, faccio tutto standard, mi trovo già un bel blocco di indirizzi riservati. Cioè, scusate, indirizzi privati, classe 10, classe 172, classe 192, quello che volete, e dove posso fare tutte le mie macchinette virtuali all'interno che dialogano tra di loro o faccio accedere all'esterno, eccetera. Però, se invece voglio farmi un'infrastruttura più complessa, in cui io vado a crearmi una private network, anzi, sarebbe un cloud privato. Parto da zero, mi faccio la mia classe, mi istanzio i miei IP, definisco la mia classe, i miei subnet, i miei gateway per uscire e dopodiché associo le macchine che creo agli IP che voglio. Questo è un passo molto superiore. Questo un po' era un tentativo, purtroppo si vede molto male, per dire un attimino di come funziona il traffico in uscita. Ve lo indico un attimo. Allora, questo è internet. Questo, no, vabbè, tranquillo, ma tanto non importa. Oh, si vede già meglio. Allora, questo è il mio accesso. Questo è l'Internet Gateway, che è quello che mi permette di entrare e uscire, che viene definito. Fa parte dei gruppi di sicurezza. Questo è il router che mi permette di dialogare tra l'istanza che ho qua, nella subnet 1, che ho suonato a definire, all'interno della zona 1A. Vi ricordate che prima vi dicevo che sono i nodi, gli spazi? Ma niente mi dice che io ho la mia Virtual Private Network, contemporaneamente è da una parte su un
una zona di disponibilità e anche di un'altra. Perché infatti vedete che la VPC, questa è la massima dimensione di una VPC, di una network che si può creare, la subnet è all'interno, ma niente dice che io posso farmi la stessa indica subnet di qua, subnet 2, che ad esempio sia un 10.0.0, no, 10.0.10.0.24. Fa parte dello stesso gruppo di indirizzi, dialogano tra di loro potenzialmente. E questo posso creare, sono lavori di networking, ma questi possono essere creati in maniera molto molto estesi. Andiamo su un esempio un po' più complesso e vedete che ad esempio qui sotto nella seconda subnet, ecco come vi dicevo prima, ci sono i database server e sopra abbiamo i web server. Questo è un po' ostico, scusatemi, ma ci voleva per dire che lavori di networking, anche estremamente complessi, ma guardate che sono arrivato in alcuni casi proprio a spezzare il bit a metà, adesso veramente ci sono dei sistemi incredibili per riuscire a creare dei network estremamente complessi e estesi. Ma tra le aziende dove lavoro io abbiamo una rete di un'azienda che sono circa 40 macchine tra di loro che dialogano e una ventina di database server, perché è un sistema estremamente articolato, ampio, diffuso, distribuito, gestito e analizzato. Non vado oltre su questa sulla definizione del networking perché non so neanche a che grado siamo tutti quanti. Vabbè, allora intanto vi ho parlato indicativamente, vi ho dato questa prima girata di informazioni. Avete qualche domandina da farmi subito al volo? Qualsiasi cosa, eh? Al di là di quello che è la specifiche regionali europee, per adesso l'India, è possibile collegare un web server su regioni diverse, cioè magari in America una parte in Europa? Cioè, quindi tu mi stai chiedendo, a seconda della richiesta che viene fatta, cioè se io sono in America, uso il server in America, e se io sono in Europa, uso... Sono regioni, sono gruppi, ma Sì. si può avere i dati anche in Certo. un'altra parte, Sì, cioè cioè tu tu puoi puoi... anche fuori dall'Europa, Sì, non fuori dalla puoi regione anche. avere una regione in Europa e un'altra Certo, in America. sempre che corrisponda, sia permesso, poi ci sono anche molti sistemi per fare in maniera tale di distribuire i dati, con le CDN ad esempio, gli acceleratori, sì, li avete visti, sicuramente, non mi viene in mente il nome adesso, bravissimo. CloudFront è il network, division. Cosa succede praticamente? Che tutti i contenuti statici vengono replicati nelle zone che decido io. Ad esempio, io ho un sito e-commerce che è in tutto il mondo. Cosa faccio? Per migliorare il traffico, ne creo uno in Irlanda o due in Irlanda, per dire, per il mercato europeo. Ne creo uno nella costa est, uno nella costa ovest e una in Asia, tanto per dire. Dopo devo fare in maniera tale che dialoghino tra di loro, ovviamente. Oppure posso fare in un'altra maniera. Posso distribuire i contenuti statici, quindi le immagini, utilizzando le CDN. Quindi praticamente le CDN, questi sistemi mi fanno da cache locale. Cosa succede? Che la prima persona dall'Argentina che mi tira sulla pagina che è in Irlanda ci mette una vita. La seconda persona in Argentina ha già tutto in cache. E ha sistemi di invalidazione, ovviamente, tutti quanti coordinati. Questo permette la distribuzione del dato. Se invece voglio proprio replicare fisicamente i dati da un punto all'altro, non c'è nessun problema. Faccio una replica del database, faccio una replica sincrona o asincrona, quindi ogni 5 minuti si sincronizzano. Ogni 5 minuti mi faccio una copia di sicurezza, ogni 5 minuti copia di sicurezza, però io sono in Irlanda, però voglio metterla in Giappone. La metto in Giappone. Tutto basta definirlo. È una roba molto complessa e questa è un po' la difficoltà di tutto questo discorso qua.
Allora, seconda parte un po' più tecnica, diciamo, cioè più discorsiva. Cosa succede? Quali sono i concetti di base? Elasticità, scalabilità, eccetera. Vi ho spiegato che si utilizzano sistemi molto complessi, si possono fare infrastrutture estremamente complesse, ma veramente complesse, ma guardate che ho visto di quella roba che non avete idea di cosa, di livello di complessità, e non sto parlando solo di application server o cose del genere, ma si parla anche di AI, di robotica, hanno utilizzato sistemi di robotica, ci sono cose incredibili. Però la cosa molto bella è che un po' in maniera simile, non so se qualcuno di voi è mai stato certificato Cisco o fatto corsi Cisco. No. Cisco è fornitore di network, hardware network, faceva questi corsi e queste certificazioni fa ancora adesso, tra le più importanti al mondo nel networking, molto molto articolate, tanto che praticamente sono diventate degli standard. Bene. In Amazon hanno detto la stessa identica cosa, ok, facciamo i servizi, però dobbiamo strutturarli fatti da Dio. Per cui, tra i tanti sistemi per migliorare l'applicabilità e la gestibilità dei sistemi, ci sono questi 5 punti essenziali. Quando vado a fare un'infrastruttura, cosa mi aspetto da Amazon? Eccellenza operativa. I sistemi devono essere sempre disponibili e funzionanti. Sicurezza, devono garantirmi che l'impostazione del firewall che ho fatto io deve essere quella. Loro non possono toccare nessun, né i dati né i firewall, niente dei clienti. Nessuno può toccare assolutamente niente. Però loro garantiscono che comunque ci sia un lato, diciamo, lo strato inferiore di sicurezza offerta dall'infrastruttura. Se per caso fate un sitarello in WordPress con un blockchain all'interno in JavaScript, dopo qualche giorno vi bloccano l'accesso alla macchina e vi dicono attenzione, guardate che c'è venuto fuori questo problema qui, per dire. Se fate spam è la stessa cosa, identica, ma è normalissimo. Però questo è ben definito. Performance efficiency, l'ottimizzazione di costi e gli reliability. Allora, al di là di tutto quanto, quello che è il messaggio è, ok, visto che tu paghi le risorse che stai utilizzando, ti consigliamo di utilizzarlo al meglio. Quindi deve essere tutto ben organizzato e ben gestito, altrimenti sputtani i soldi, e te li siamo noi i primi a dirtelo. Addirittura ci sono gli oggettini originali di Amazon che ti dimostrano che stai spendendo X dollari in più al mese perché non hai ottimizzato questo, perché stai utilizzando un decimo del disco, perché la CPU della tua macchina non l'hai mai utilizzata e potresti metterne una più piccola, eccetera. Loro te lo dicono per primi. E sono loro che cercano di aiutarti a strutturare le infrastrutture nella maniera migliore possibile. Conveniente anche a loro? Ma certo, è conveniente per loro che il cliente sia performante ed efficiente. Ma anche l'utilizzazione delle strutture che hanno? Certamente, senza alcun dubbio. Infatti è proprio lì che sta il gioco, che più riesci a ottimizzarti e sfruttare le risorse al meglio, meno paghi per quello che hai indietro. Ripeto, tu mi dicevi che hai il sitarello in top host, eccetera, e paghi 20 dollari, 20 euro all'anno, no? 12. Benissimo. Quanti è che visitano il tuo sito? Non c'è neanche. Perfetto. Però loro... No, quest'anno lo faccio, poi non lo faccio. Addirittura c'ho 20 giga, manco li uso. Benissimo. C'ho 15 giga allora, di Google, che ogni volta c'ho le mail, guarda che è salito lo spazio, di là ce l'ho 20, neanche ci metto le robe. Ma è proprio questo il bello del gioco, del cloud reale o cloud non reale, perché questo processore singolo che hai, che stai pagando, e questi 20 giga di spazio, loro sanno perfettamente che a livello statistico non li utilizzerai mai.
perché a livello statistico è pieno di domini abbandonati e quindi a loro va benissimo, perché tu stai pagando 12 per niente, per il dominio che costa $4 a loro. Certo, certamente. È chiaro che invece in questa condizione qua, cioè, lo spazio ce l'hai, cioè scusami, alla stessa maniera lo spazio ce l'hai, però lo paghi, lo stai pagando, din 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 din. Sì, ma a questo punto la domanda sono spontanea. Penso, quanto costa? Quanto costa? È una domanda bellissima. Allora tu mi rispondi in questa. Nella tua azienda hai un data center, no? Un server? Ma io, sì, nel mio... Aspetta, scusa solo. Hai un server. Ok, dimmi quanto ti costa. Dimmi quanto ti costa. Cioè, il server che hai sotto la scrivania di casa tua. Ah, no, ce l'ho il server. No, per dire... Vabbè, scusi, di energia elettrica sicuramente tanto. Il costo della macchina? Assistenza sicuramente. Climatizzazione? Esatto. Ok. Manutenzione? Ok, ho un bellissimo server a casa dell'HP di 5 anni, i dischi non li fanno più. Fottuto. Brucio la scheda di rete integrata nella motherboard. Cosa faccio? Ovviamente non ho, come si suol dire, i dati sotto il culo. Perché sui miei dati gestionali di casa della mia azienda ci voglio avere. Però è un discorso un po' vecchietto ormai questo, non vale più la candela. Non vale più la candela perché? Perché la legge italiana ti obbliga ad avere tutta una serie di specifiche se vuoi avere il server a casa tua. Devi rispettare il GDPR. Quanti anni potrà essere utilizzabile quel server, poi lo devi cambiare. Ma comunque ti porta a determinate condizioni. E in un calcolo che puoi fare semplicemente è dire ok, mi trasferisco in Amazon, risparmio. Io avevo OVH fino a 5 anni fa, OVH che è sempre un altro hoster, non ho mai usato mettere roba su Aruba, però c'avevo anche un hoster. E alla fine ho fatto i conti e ho detto Amazon mi costa un po' meno, mi costa un po' meno. Ma non è finito lì il discorso, perché se tu finisci lì il discorso allora hai già perso il discorso in partenza. Perché è chiaro che nel caso in cui voi fate il sitarello, una volta che l'hai fatto, sta lì 4-5 anni, chi se ne frega, si mette dentro qualcosa, eccetera. Ma è un'azienda che si muove, che cambia, che si trasforma, che lavora, che va avanti. E questa è la differenza unica. E quindi, se Amazon ti dà a disposizione tutta una serie di servizi, è un delitto non usarli. È un delitto non usarli perché tu continui a fare quello che vuoi, però faresti molto meglio utilizzandoli. Faccio l'esempio più stupido in assoluto. Torniamo al discorso del serverino con WordPress già predefinito. Okay. Apache, PHP, MySQL, chiuso, fatto, partito, eccetera. Benissimo. E quindi adesso sto pagando X per avere una macchina che fa sia la web server che il database server. Magari c'è anche qualcos'altro dentro. Dal punto di vista della macchina non va bene questo, perché finché hai 3 visitatori al giorno è un discorso, ma quando cominci a averne 1000, 2000 all'ora, la macchina ti dice, ascolta, o faccio web server o faccio database, o mi sistemi il kernel per fare il web server o mi sistemi il kernel per fare il database. È chiaro questo, no? È molto chiaro. In questo caso qua c'è il servizio RDS, Relational Database di Amazon, compatibile MySQL al 100%, hanno anche i loro sistemi, e anziché tirare su una macchina web server con 8 giga di RAM per far funzionare il database, ne tiro su una con 4 giga di RAM e mi tiro su un database da 4 giga di RAM o da 5, da 3, riduco, eccetera. E allora lì comincio a vedere, cavolo, però, nel frattempo ovviamente le visite sono aumentate, deve lavorare il server, dico, cacchio,
Però quando lancio quel report mi inchioda sempre il database. Cosa faccio? Porco Giuda, metti su un database più grosso, metti su RAM. No, prendo, faccio una read replica del database e le query del report, anziché andare a farle nel database principale, le vado a fare sul secondario read replica. È questo che mi fa espandere le idee. Sarei ancora lì col serverino del cavolo. E qui invece adesso mi trovo ad avere una situazione da gestire. Ma soprattutto dei dati, dei valori, perché dimostro che il server è più veloce, perché il lavoro che prima lo faceva in tot lo fa in molto meno adesso, perché ho strutturato il sistema per fare in maniera tale che funzioni meglio. Cioè, non è sbagliato nel primo che, ripeto, serverino del cavolo, che ha sempre funzionato, va benissimo, va bene, ma un'azienda non innova. È chiaro che non bisogna innovare tutti nell'IT o nell'informatica, però è una parte ormai importantissima l'informatica all'interno dell'azienda. Non possiamo più ignorarla e lasciarla andare, secondo me. Io, ripeto, io vi dico quello che penso, dopo prendete le considerazioni che volete. Comunque, questo era per introdurvi al fatto che ogni aspetto deve essere gestito correttamente, deve essere fatto bene. E il lavoro che ti insegnano è proprio quello di lavorare meglio, in maniera più efficiente. Ok, bevo un goccetto, scusate. Questo è un po' più divertente. Ciao. Allora, qua adesso parliamo di storage. Voi avete qualche competenza nello storage, qualche conoscenza nello storage, NAS, SAS? Ok, perfetto. Allora, dimentichiamoci tutto quello che abbiamo appena detto, perché lo storage funziona in maniera molto diversa in AWS. Esistono un tot di tipi di storage a seconda dell'utilizzo che si fa. Differenza tra storage a blocchi e ad oggetti. Chi me la dice? Ok, allora, storage a blocchi è il classico storage che utilizziamo sui nostri computer. Partizione e via. Dato, butto dentro, il sistema l'ha fatta, si arrangia a gestire come si dice, il partizionamento e i blocchi, dove posizionarli, ridistribuirli, deframmentarli in automatico, fa tutto quanto. Lo storage ad oggetti è una roba un po' diversa. Lo storage ad oggetti, facciamo finta che sicuramente ci avete, spero che ci abbiate lavorato, il NAS, cioè scusatemi, il DAT, le cassettine DAT, le avete mai viste? Oppure i nastri, quello praticamente è uno storage ad oggetti. Mi spiego. Nel sistema a blocchi il tuo dato viene spezzettato e messo in giro. Okay? E potenzialmente viene messo unito. Nello storage ad oggetti, l'oggetto viene messo unito. Punto. Una volta che l'oggetto è stato messo, come nel nastro, quell'oggetto lì non lo posso eliminare. Oppure lo posso eliminare, ma il buco rimane, non viene riframmentato il disco. Il nastro lo finisco a un certo punto. Ecco. Qual è la differenza? Oggettiva, la differenza oggettiva è che uno storage a blocchi è molto ma molto ma molto più performante perché ha le tabelle di allocazione, la FAT, o i sistemi di journaling che aiutano a cercare il dato e ti dicono va che il dato che stai utilizzando è lì pronto, te lo metto in cache, te lo metto lì, te lo metto lì, te lo avvicino, te lo tutto il sistema per fare in maniera tale di far funzionare il più veloce possibile. Lo storage ad oggetti invece non funziona in questa maniera, quindi non ha senso parlare di deframmentazione, ma la cosa più importante il dato in se stesso. Quindi avrò bisogno di più tempo per, fingiamo, di scorrere il nastro della bobina, avrò bisogno di più tempo, ma nel momento che l'ho beccato, prac, mi viene giù tutto nel blocco. Questo è per spiegare, non è esattamente così, non è assolutamente così, perché a sua volta al di sotto dell'oggetto ci sono i blocchi che vengono distribuiti nelle zone, fa un casino della Madonna,
però il concetto è un po', spero di essermi spiegato nel spiegare, cioè nel sistema. C'è un vantaggio di avere un sistema oggetti? Allora, a noi, cioè, noi che lavoriamo normalmente con le mani, serve Linux, serve Windows, qualsiasi roba, lo storage a oggetti non ha senso, aveva senso col nastro. Ha molto senso, cioè l'unica funzionalità è appunto il storage a blocchi, quindi con la classica tabella di allocazione. Il vantaggio dello storage ad oggetti è che è estremamente economico e rapido, non nella ricerca ma nella fruizione. Quindi praticamente Amazon offre, tra i tanti tipi di storage, questi due tipi di oggetti. Per fare un esempio, mi creo la mia macchina virtuale, torniamo sempre all'inizio, mi creo il mio dischetto da 20 giga. Okay, quei 20 giga lì, c'è un bit dentro, li pago tutti, okay, che sono allocati all'interno di Amazon, dico, oh, questo qui è blocco mio, e da lì non si esce. Benissimo. L'oggetto, prendo l'oggetto, lo metto dentro del mio contenitore e comincio a pagare nel momento in cui l'ho messo dentro. A un decimo del costo che ho invece nel dato, che gira nel dato, nel disco che gira. Perché è lì che mi costa, perché continua a girare il disco, teoricamente. Invece nella storia degli oggetti è posizionato lì e non si tocca più. Non si tocca più. Posso cancellarlo, non posso sovrascrivere o modificare il dato già salvato. Quindi la lettura è sempre quella, momento in cui vado a cancellare, viene cancellato quel blocco, ma non recupero lo spazio. Io ovviamente non pago più, sono cazzi di Amazon, come fare a riformattarti. Questi sono i principali tipi di storage, e infatti questi sono i grossi blocchi di AWS. Allora, perché non riesco a vedere? Ah sì, ok. Il primo è lo storage a file, EFS, che nient'altro è che un NTFS 4.1, se non sbaglio, che è il, come si chiama, il file system condiviso. NFS, scusatemi. Network File System. Ok, 4.1. Poi passiamo allo storage a blocchi, EBS, che è il disco che sta sotto la mia macchina virtuale, e lo instant storage, lo spazio che vado ad aggiungere. Non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso, a una unica entità voi potete associare anche 1000 dischi. Cioè potete mettergli un disco da 10, un disco da 20, un disco da 1, un disco da 100 giga, un disco da 40 tera, eccetera. Lo storage ad oggetti, non vi sto a spiegare la differenza, e l'ultimo è lo storage gateway, che è un gateway di sistema per avere i dati sia all'interno dell'azienda che all'esterno. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui vado a modificare un file, dipende chi è il primario dentro l'azienda o all'esterno, questo file viene replicato dall'altra parte e quindi mi garantisce di avere ad esempio le copie di sicurezza istantanee, perché sono formate su un gateway di storage. Potremmo stare qua una settimana sopra la di storage, io purtroppo ne so abbastanza, ma non tantissimo. Qual è la differenza tra i vari storage? Ve l'ho detto prima io. Allora, il primo è lo storage ad oggetti, i primi due sono storage ad oggetti. Durabile, tutti i tipi di data, dal punto di vista economico è pay as you go, vuol dire paghi e utilizzi. Non c'è nessun tipo di richiesta iniziale, quindi se io devo caricare dentro un file da un giga, non è che devo pagarlo prima, lo pago nel momento in cui è dentro, è terminata la transazione. E no commitments. La stessa cosa, solo che ancora più economico, per dati infrequenti. Vi faccio un esempio. Allora, il dump del mio database, che faccio ogni giorno, lo trasferisco su uno storage ad oggetti ad uso infrequente. Cosa vuol dire? Che mi costa un decimo del costo già basso dello storage ad oggetti. Però se voglio quel file mi servono dalle 4 alle 6 ore per io avere quel file. Viene salvato chissà dove. Esatto.
non mi interessa, ma mi interessa il fatto che costa pochissimo e ci sia. Garanzie sui dati, sulla disponibilità dei dati, 99,911 in AWS per quel che riguarda i dati. Okay? L'EBS è lo storage a blocchi standard, sicuro, è il classico disco da macchina, diciamo. Sono fatti tutti quanti magnetici, SSD, se si vuole si può avere anche il disco, l'HD, oppure anche il nastro in alcuni casi. E l'ultimo è un sistema molto bello per gestire, come lo conoscete, l'NFS, per avere la condivisione di file. Funziona sempre come NFS. Ultima parte, molto rapida adesso. Allora, ci sono tutta una serie di cose, no? Però, ritornando al mio bel discorsetto che dicevo prima, allora io ho il mio serverino, piccolino, WordPress, ok, lo metto giù, pago 60 centesimi di dollaro all'ora per mantenere questo dato. E lo tengo un anno, due anni, cambio. Amazon ti offre la possibilità di riservare le istanze. Cosa vuol dire? Che se tu quella macchina lì la vuoi tenere un anno, paghi un anticipo e paghi tipo il 40% del costo della tariffa, quindi pagherai 20 centesimi all'ora. Ok? Mi spiego meglio. Facciamo finta che il server mi costi 1000 euro, server quello di cui parlavo prima, che pago a uso, a ora, mi costa 1000 euro all'anno. Faccio un esempio, non tenete conto del valore. Se io vado a riservarlo, quello lì, pagherò 300 euro subito nel momento in cui vado a riservarlo e 300 euro, quindi con una tariffa ridotta, nell'ambito dell'anno. E alla fine ho risparmiato 400 euro dai 1000 euro. O ci sono tantissime altre forme, per cui ad esempio pago subito tutto di più e non pago niente per tutto l'anno, arrivo a un risparmio del 36%, mi pare, non mi ricordo. Se invece pago un pezzettino alla volta, risparmio del 32% e finché si va giù hai il 28%, a seconda del tipo di contratto, se lo voglio un anno, tre anni, se voglio che se per caso la macchina è troppo piccola poi cambio la macchina, il contratto mi segue, quindi pago un po' di più, ma ho la macchina più grossa già riservata per l'anno. È una cosa molto importante e sembra una stupidaggine, però quando si comincia ad avere una ventina di macchine comincia a diventare una cosa molto onerosa. Infatti l'attività di back-end tante volte è quella di gestione dei server Amazon, è proprio quella di verificare che i costi siano sempre corretti. Che i costi siano corretti, che ci siano le riservatezze corrette, ma tale per risparmiare. È sempre ci quello. Sono degli strumenti che mi danno una mano per fare questo. Certo, certo. La penultima cosa molto importante, ve l'ho anticipata prima, sono i servizi managed. Che fino adesso vi ho detto, ok, facciamo, tiriamo sulla macchina, Apache, PHP, e solite robe, ok. Ma Amazon fornisce anche dei servizi già managed, come RDS. RDS è Relational Database Server. Cosa succede praticamente? Che, come vi spiegavo prima, cerco di utilizzare i sistemi per l'utilizzo per cui sono stati creati. Quindi avere la macchina che fa sia la web server che il database server, finché rimane piccola può farlo, quando diventa una certa dimensione, tecnicamente è un errore molto grosso. L'RDS è nient'altro che un sistema managed per gestire i tuoi database, che siano SQL Server, Oracle, MySQL, Aurora, MariaDB, cosa ho dimenticato? Postgres, qualsiasi cosa, vi tirate sull'istanza e avete il database pronto. Database pronto cosa vuol dire però? Qual è la differenza? Che non devo andare a controllare il file di log ogni tanto per vedere se tutto va bene. Che non devo andare a farmi backup di snapshot ogni tot e passarmi dall'altra parte, perché è tutto automatizzato, è tutto gestito, è già integrato in se stesso nel sistema. E la stessa cosa è per Elasticsearch, hanno i server Elasticsearch già predefiniti.
e tanti altri sistemi del genere, tutti managed. Anche l'altro mi ricordo di, sempre di caching, vabbè. E questi sono alcuni dei sistemi managed già pronti, ma ce ne sono 165 circa. Qualche altra cosa, teniamo conto che con il database Oracle che offre Amazon, praticamente è riuscita a ridurre i suoi costi interni ed è il motivo per cui il momento in cui sono riusciti a trasferire tutto quello che avevano per il negozio, che girava sotto Oracle, e alla fine, dopo 4 anni, sono riusciti a riscrivere tutto e ripassarselo in Amazon, trasformando Oracle in Postgres, chiamate SQL standard. Ovviamente non pagano più le licenze Oracle, e Oracle è incazzata nera, infatti c'è la lotta dello store, la lotta del cloud tra Oracle, perché Oracle ovviamente ha una forza di clienti molto molto grande, 100 volte più di Microsoft, quindi quando il consulente Oracle va fuori, il cliente compra, basta, non dice no vorrei, no, cioè, paghi e basta, non c'è niente da dire insomma. E Amazon è nata dal nulla e sono riusciti a fare questo grande passaggio. I servizi managed sono il vero cuore di Amazon, perché torniamo a quello che era all'inizio, cioè il fatto di utilizzare servizi anziché crearli, e questo mi conviene da tutti i punti di vista. Ovviamente bisogna studiare, questo come ogni cosa che esce. Io ad esempio attualmente, seguendo varie cose, ho dovuto purtroppo impattare con il Python, e sono stufo di imparare linguaggi di programmazione, non ne so tantissimi, però adesso c'è la maledetta Python, che se tutte le applicazioni sono fatte in Python, se vuoi un minimo devi sapere il Python, e quindi ho dovuto imparare 4 stupidaggini, perché altrimenti non si va avanti. Se io continuo a dire no, è dal 98 che uso il Perl e il Perl va sempre bene. Questa è la logica, purtroppo. Ecco, ultimissima cosa, introduttiva sempre, snapshot e backup. Beh, ovviamente io posso gestirmi, come facciamo in VMware, gli snapshot delle istanze in tempo reale, posso programmarli in maniera notturna, posso programmarli giornalieri, posso stabilire la granularità di database e di backup. Ci sono ovviamente i backup nativi di Amazon anche in RDS, quindi nel mio database MySQL. Cosa mi fanno? Mi tirano su un clone della macchina, cioè continuamente mi clonano continuamente la macchina, mettendola a disposizione. Attenzione che solo io posso accedere a quelle chiavi lì, perché è tutto regolato con sistemi molto molto elevati, magari la prossima volta, sì, ecco, vedremo un po' i sistemi di sicurezza e cosa comportano e che vantaggi ci danno i sistemi di sicurezza. Ci sono dei grossissimi vantaggi. Quindi, diciamo che con questo insieme di sistemi e di servizi praticamente abbiamo la possibilità di fare qualsiasi cosa. Dico qualsiasi cosa, ma vuol dire qualsiasi cosa. Adesso vi faccio l'esempietto che volevo farvi. Nel 2012 io sono stato alla prima convention a Las Vegas di Amazon e ho seguito una presentazione fatta dalla NASA, che hanno raccontato qual è stato il loro approccio da prima Amazon e dopo Amazon. E il casus belli era molto semplice. Stavano arrivando i dati, se non sbaglio, della sonda Rosetta, che era appena arrivata vicino a Saturno, se non sbaglio, correggetemi se non mi ricordo, attorno a Saturno. E in quel momento lì cominciava in downlink a arrivare tutti i dati tecnici. Dati tecnici che devono essere analizzati, studiati, ricomposti e presentati. Come funzionava fino a pre-Amazon? NASA stabiliva che nel periodo tot avrebbero ricevuto i dati, con 2 anni di anticipo affittavano i data center per l'elaborazione, quando i dati arrivavano
venivano processati. Quando venivano terminati il processamento, il data center veniva reso ok, libero, presentati i dati, spento il data center. Pagavano 2 anni di data center per fare questo. Dopo Amazon cosa succede? E dopo Amazon, questa ripeto è del 2012, adesso lo farei in un'altra maniera ancora. Nel 2012 cosa facevano loro? Hanno gestito il flusso d'ingresso, un'istanza che spezzettava i blocchi e i dati in sezioni, logiche ovviamente, le quali venivano passate ad altre macchine in successione, ogni macchinetta aveva il lavoretto da fare, completava il lavoro, consegnava il risultato all'orchestratore e quando tutti i risultati erano funzionali, l'orchestratore consegnava. Ma questo vuol dire anche che le macchine venivano tirate su e utilizzate solo esattamente per il momento indispensabile per fare l'elaborazione e nel momento dopo erano spente. Se l'elaborazione non era corretta, il sistema in automatico andava a riprendere lo stesso blocco di dati, lo faceva elaborare a un'altra macchina, eccetera. Questo vuol dire che anziché 2 anni di lavoro, si è risolto tutto in 1 mese e mezzo di lavoro e 3 mesi di studio di infrastruttura. 2012. Hanno risparmiato non mi ricordo quanti milioni di euro per una cosa del genere. E questo è quello che ci deve, uso una brutta parola, ispirare. Ma il fatto che, avendo la potenzialità di fare qualsiasi cosa, cioè, avendo la possibilità di avere un server con 120, 192 giga di RAM e 60 processori, beh, io l'ho acceso una volta per provare come andava. Ho speso $4. Cioè, mi andava in cache la mano mentre battevo praticamente, capivo già quello che dovevo fare praticamente. Ed è questo la cosa incredibile, veramente. Io, la prima volta che ho tirato su un database RDS da 128 giga di RAM, insomma, non è mica niente, eh. Cioè, non è cose semplice, che poi è stato sostituito, spezzettato, però sono, sai, quelle cose che potresti, che ti piacerebbe fare, no? Ma dov'è che trovi un server con 190 giga di RAM? Dove lo trovi? E quindi lì puoi fare veramente le cose distruttive, anche le applicazioni in loop per vedere il carico delle macchine, oppure le prove di carico verso il web server. Fantastico. E lanci un AB da terminale locale, lo mandi in Amazon, sto qui processa come un dannato finché non si incazza. Però veramente puoi fare dei test distruttivi allucinanti. Tra i sistemi che avevo elaborato io c'era simile a quello della NASA, in cui c'è un cluster interno e una serie di lavoratori che eseguivano il compito specifico e una volta terminato il compito riconsegnavano il dato all'elaboratore centrale, però senza che dovessi creare una macchina enorme che faceva anche i calcoli. Quello li faceva semplicemente l'orchestratore delle informazioni e dei dati. Controllava che il dato inviato fosse stato processato, fosse stato ritornato indietro col CFR corretto, CRC corretto. Questo è quello che si può fare con le macchine enormi e con i sistemi enormi. Però non è neanche detto che siano cose talmente distanti che non si possono fare. Utilizzando Amazon si possono fare delle cose molto molto complesse nell'integrazione, ad esempio, aziendale, tanto per dire. Io integro il mio sistema, posso avere l'esportazione in tempo reale del gestionale dei dati che vanno in un CRM all'interno in un'istanza ben definita che vengono elaborati e presentati in tempo reale al cliente, ad esempio, o a chi lavora all'interno dell'azienda. Per fare un esempio, non sto facendo terrorismo tecnologico, però veramente ci sono delle cose bisogna cambiare tante volte paradigma e cambiare il metodo di pensare perché sono cambiate le condizioni. Sono cambiate le condizioni. Signori, vi ringrazio. Questo... Sicuramente sarà stato usato anche per il workforce? Io ho fatto... Cioè, ma ti beccano subito. Perché loro ovviamente hanno dei sistemi di filtri di controllo, per cui se vedono delle chiamate eccessive, ripetitive del genere,
c'è la possibilità che ti blocchino. Infatti, nelle condizioni è ben spiegato che se devi fare dei test di carico, devi avvisarli almeno 24 ore prima, perché così riescono a fare in maniera tale di non bloccarti o di non andare in panico per un traffico che invece è legittimo. Ma quindi se io volessi, ad esempio, avessi un'applicazione di grafica e dovessi fare un rendering, sì, mi serve? Sì. Compri il GPU. Ok, ma ti affitti il GPU? Devo installare un software, cioè, cosa trovo? Nel senso, c'è una macchina fisica dietro, ok, ma dovrò installare un software? Certo. Se, quindi è come avere una macchina effettivamente, sì, sì, lì, sì, sul posto. Certo. E il sistema operativo? Quello che vuoi. Ah, basta decidere il sistema operativo? Ci sono disponibili Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, Windows, tutte le versioni di sistema. L'applicazione la faccio andare e quando ho finito Tu spegni? Spengo la macchina. Sì, spegni la macchina e sta lì. E se vuoi riaccenderla, se no le elimini e è chiuso il discorso. Magari la prossima volta potremmo fare un po' di simulazione tanto per vedere qualcosa. Quindi tu in realtà puoi scegliere tra servizi che possono essere semplice hosting web o servizi web, oppure puoi scegliere di avere una macchina con Linux anziché... No, aspetta, i servizi web sempre, cioè non offrono servizi web, non offrono il servizio di WordPress preinstallato, ti offrono la macchina con WordPress preinstallata. Dopo tu ti colleghi in SSH se sei capace, o in FTP se sei un disgraziato, oppure in SFTP e fai tutto quello che devi fare, quello che fa normalmente, tanto fanno tutto quanto via FTP e in WordPress. Puoi fare in SFTP, ma è un casino sempre. Sì, però come quello che dico, non è che devi sbatterti a installare, voglio dire, che ne so, l'AMP, cose varie, come fare. Se vuoi, sì. Una macchina reale o virtuale, oppure hai già il servizio che funziona con WordPress e poi ti vai a aprire le porte verso l'esterno. No, devi avere la macchina fisica, cioè fisica, virtuale in quel caso lì. Devi avertela la macchina, cioè loro ti offrono semplicemente capacità computazionale, storage e network. Cosa fai? Macchina, non c'è altro da fare. Oppure i servizi già managed come i database, come Elasticsearch, ma non esiste il servizio managed WordPress, diciamo, o di blogging, non esiste quel tipo di servizi. Diciamo che ci hanno anche provato, ma io ho sempre rifiutato di installare WordPress sui miei server perché non lo voglio, perché so che è stracolmo di buchi, è bucabilissimo e te lo buco in 30 secondi. E penso che il ragionamento sia stato abbastanza simile. Ho visto come lavorano tanti hoster in giro per il mondo e appena WordPress ti parte subito una strage di connessioni UDP da sotto, che quindi vuol dire che stanno già verificando. Quindi la prossima volta puoi già fare qualcosa di pratico, qualcosa. Terminale? Cioè il terminale, possiamo vedere qualcosa, magari la prossima volta facciamo la prova di installare un'istanzina del cavolo, usiamo il mio account, non c'è nessun problema, e facciamo qualche giochetto. Più che altro mi premeva andare un po' avanti col discorso dei servizi. Più che dei servizi, un po' cercare di prendere un po' delle strategie che si possono adottare, perché le stesse identiche sono anche in Google Cloud. Le strategie da adottare cosa vuol dire? Cominciare un po' a conoscere qualche servizio in modo tale che sapete che esiste quel servizio. Non voglio vendere niente, non ho nessuno, non prendo un euro magari. Ho dovuto chiedere permesso per mettere il loghetto e va bene, è giustissimo. Però è finita lì. Ecco. I servizi sono una cosa molto importante e soprattutto sono tutte le campagne che Amazon fa per farti capire i servizi. Vi faccio un esempio banalissimo, ad esempio il, come si chiama, cavolo, c'è stata la campagna della migration in cui tutti i servizi atti a effettuare migration erano
organizzati e presentati e spiegati come funzionare insieme. Quindi fare una migration cosa vuol dire? Prendere un database Oracle dall'interno dell'azienda e arrivare ad avere il database Oracle in Amazon. Tutti i passaggi che sono in mezzo. Quindi no solo, sì sì, beh, bellissimo, un attimo, calma. Applicazioni, dialogo tra di loro, io sono primario, tu sei secondario, ok, le invertiamo, eccetera. Ti spiego questo. Ti spiegano come fare la migrazione di dati fisici, perché ormai avere l'hard disk sotto la scrivania non conviene più. Col costo che ha lo storage ad oggetti, io ho trasferito praticamente tutto, non solo lì, ma comunque ho ridotto il consumo energetico all'interno di casa mia, di un canto, avevo un bel NAS, un microserver dell'HP che l'ho spento, lo accendo ogni tanto per fare qualche verifica, ma l'ho spento e vi assicuro che quanti erano 120 watt al giorno, 24 ore su 24, 165 giorni, più manutenzione, non è poco. E soprattutto sono estremamente... Anche tipo un NAS stato lì su tutti i server? Scusami? Tipo hai fatto un NAS... Certo. C'è un'app che gestisce tutto, che puoi vedere... No, te lo fai tu. Te lo fai tu, cioè tu puoi integrare il sistema che è casalingo con un sistema esterno in 100 maniere diverse. Ad esempio puoi fare, come dicevi, avere un NAS esterno, sì, ma come lo sincronizza quel NAS con i dati? Puoi fare una copia asincrona, puoi farla temporizzata, puoi farla parziale, puoi fare in mille maniere diverse, ma sicuramente sì. Non sono io a dire metti i dati nel cloud, ma sono io il primo a dire se vuoi risparmiare mettili là. Bene ragazzi, io ringrazio voi.